Alla Biblioteca Antoniana di Ischia oggi la presentazione del libro di Pietro Greco su Margherita Hack, un appuntamento a cura del Garden Club. Abbiamo con noi l'autore, al quale chiediamo un po' di parlarci di questo libro. Come nasce questa idea? Nasce il giorno in cui è morta Margherita Hack. Ero a Trieste sull'aereo, stavo ritornando a casa e siccome la conoscevo bene, la prima cosa che mi è venuta in mente è di dedicarla a caldo un libro, perché è una grande scienziata, una grande organizzatrice di scienza, una grande comunicatrice di scienza. Sono stato fortunato perché sono stato anche suo amico, e quindi è un doveroso atto di omaggio ad una delle donne di scienza italiane più grandi e più famose, in un periodo in cui le donne si stanno facendo largo nel mondo della scienza italiana, che è un mondo molto ristretto. Ci sono pochi scienziati ma sono bravi, le donne sono ancora di meno ma sono ancora più brave dei maschietti, e negli ultimi anni lo stanno dimostrando. Al di là, insomma, di quella che è la figura pubblica, lei ha detto che ha conosciuto Margherita Hack. Com'era, diciamo, come persona? Esattamente. Era esattamente come la si vedeva in pubblico. Lei era sempre se stessa, a casa con gli amici, in pubblico non aveva una doppia personalità, quindi estremamente simpatica, estremamente stimolante, e soprattutto era debole con i deboli e forte con i forti. Quindi faccio l'ultima domanda: il libro ha un'impostazione biografica oppure diversa? Sì, è un'impostazione, racconta un po' la sua vita di donna e di scienziata, diciamo che non sono separabili, e quindi si è cercato con questo libro di restituire, insomma, al ricordo di tutti noi questa figura.